Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare la moglie. All'inizio però non fu così, ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione legittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore. I farisei si avvicinano a Gesù per metterlo alla prova, cioè vogliono metterlo in difficoltà. E perché lo mettono in difficoltà quando gli chiedono: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? In realtà nella Bibbia c'era scritto che se un uomo, uno sposo, trova qualcosa di vergognoso, ma non precisava che cosa, della propria sposa, poteva ripudiarla scrivendo per la moglie un libretto che determinava la fine del matrimonio. Questo era scritto nel libro del Deuteronomio. Gesù in realtà si era già pronunciato a proposito invece del matrimonio, aveva detto: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Quindi aveva già preso posizione. Allora la domanda fatta dai farisei vuol mettere alla prova Gesù, perché gli dice: ma tu obbedisci o no alla legge di Dio? Perché sembra che tu non permetta il ripudio. La risposta di Gesù è innanzitutto: non avete letto, cioè rimanda ai farisei che erano esperti nella Bibbia quello che la Bibbia dice. Quindi voi mi accusate di non seguire la Bibbia, ma voi l'avete letta? Potrebbe essere anche per noi: voi avete letto la Scrittura? Conoscete bene la Scrittura? Quello che Dio dice? Quando prendete delle scelte, vi domandate che cosa ha detto Dio nella Scrittura? Dopo aver detto questo, dice proprio al principio, si riferisce al libro della Genesi: il Creatore fece in principio. Cioè Gesù va al principio, quando Dio ha creato il mondo, e viene descritto nei primi capitoli della Bibbia. E Gesù mostra come interpreta quei capitoli. Com'è che li interpreta? Come il luogo dove riconoscere la verità della nostra vita, dove riconoscere come siamo stati fatti, come quando noi prendiamo un oggetto per usarlo, andiamo a vedere il libretto delle istruzioni, come è stato fatto, come funziona. Ecco, la Scrittura all'inizio rivela come noi siamo fatti, come funzioniamo. C'è una verità. Anche qui evidentemente va contro una mentalità di oggi dove si dice che uno può fare tutto quello che vuole. In realtà noi siamo fatti per
E se funzioniamo male, dopo non possiamo piangere che le cose ci vanno male, ma perché abbiamo usato male della nostra verità, non abbiamo vissuto secondo la verità della nostra vita. Allora Gesù dice: perché è stato creato il maschio e femmina? Ecco, la creazione si domanda: perché esiste il maschio e la femmina? È chiaro che nei libri di scienze, diciamo, il maschio e la femmina esistono perché la specie continui, d'accordo? Questo è il motivo più evidente, per questo c'è l'istinto che porta l'uomo verso la donna e viceversa, perché la specie continui ed è un desiderio forte. Però per la scrittura c'è un motivo più profondo: noi siamo stati fatti maschio e femmina perché siamo fatti a immagine di Dio, e Dio è relazione. Nessuno di noi può trovare la pienezza da solo, ma deve vivere in relazione con un altro. Soltanto nella relazione con l'altro trova pienezza per se stesso. Ed ecco allora il grande Vangelo, il grande annuncio che Gesù dice: non c'è la divisione, perché il maschio e la femmina nella loro unità rappresentano Dio. Se tu vuoi vedere chi è Dio, guarda una coppia che si vuol bene, che accetta anche attraverso la legge del perdono di vivere insieme. Ecco, quello è il posto dove nella creazione si vede chi è Dio. Ecco perché la Chiesa parla di sacramento, cioè di rapporto sacro, come un segno per capire che cos'è l'amore. Certo, Gesù sa che è entrato il diavolo. Il diavolo che cosa fa? Prima di tutto divide l'uomo da Dio e poi divide l'uomo dalla donna. Vi ricordate Adamo ed Eva e la divisione, il dominio, tu la dominerai, tu soffrirai. E poi divide anche i fratelli, Caino e Abele. Il diavolo, la parola diavolo vuol dire proprio divisore. Dove c'è unità, dove c'è amore, il diavolo lavora subito per dividere. Però Gesù dice: questo non ha annullato il principio di Dio, e io sono venuto per riportare la possibilità di vivere questo progetto unitario, attraverso anche la legge del perdono, attraverso il mio esempio che vi ho amato fino a dare la vita. Vi insegno che quello è il bene, voi siete fatti per quello. Quindi oggi noi sentiamo che Gesù, attraverso la forza di riconciliazione, attraverso l'Eucaristia, ci dà questa strada, non un'altra legge per rendere pesante. Anzi, Gesù dice: la legge del divieto era venuta per regolare il male. Il male c'è, e la legge che cosa serve? Per contenere il male, per non farlo esplodere. Però il bene è questo. E allora oggi noi, da una parte, preghiamo per le tante famiglie che ci danno questo esempio, che sanno vivere, nonostante la fatica, anche la legge del perdono, sanno vivere l'unità, e preghiamo perché continuino in questo cammino. Preghiamo anche per i giovani che hanno come prospettiva la vita. Oggi non viene presentato il Vangelo del matrimonio, spesso si dice: ma è troppo difficile. Oggi il Signore dice: no, è possibile, anzi quella è la strada del compimento. Preghiamo anche per le famiglie ferite. Il Signore dice: in ogni situazione però, guardando a Lui, si può trovare qual è la strada per recuperare, per vivere il progetto di Dio. Ecco, che questa sia oggi la nostra preghiera.